Bello lo spettacolo. Ma chi è? Ma tu la spada della roccia? Ma cosa è la roccia? Ma può essere la spada. Vado a vedere che cosa sta accadendo. Malacassette, malacamette, veri patente. Occhetti, 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 allora siamo qui con Anacleto e gli porremo alcune domande riguardo alla spada della roccia. Salve, buongiorno. La spada della roccia, volevo dire come è stato interpretare questo cartone. Scusi, ingegnere, non parla. Ah no? Quello è un cartone animato. Ah no? Non parla. No, non parla, forse parli con loro. Va bene. Allora. Salve. Loro sono falconieri. Ci spiegate un po' la vostra attività? Allora, noi siamo i falconieri dell'Inno, presente nel territorio di Baronissi, tutta la valle dell'Inno. Noi ci occupiamo di didattica sempre seguendo la giusta divulgazione della falconeria, cioè non facendo riferimento a spettacoli da circo, ma bensì alla naturalezza degli animali, dei rapaci. Quindi nelle nostre didattiche, nei nostri spettacoli, facciamo simulazione di caccia su prede finte, giustamente su simulacri di lepri, nel caso della Guyana di Elvis, di finti uccelli con un logoro, nel caso dei falchi, e con il gruppo poi facciamo avere dei contatti pure con il pubblico, essendo un animale molto tranquillo. Pure con i bambini interagiamo con loro proprio per far capire l'importanza del fatto che la falconeria non è uno spettacolo da circo, ma è un'arte nobile. I rapaci sono animali nobili e vanno trattati come tali, quindi ci occupiamo di queste cose. Pure in qualche scuola stiamo facendo qualche progetto di didattica. La falconeria oggi è impegnata pure negli aeroporti, oppure nelle grandi città dove stanno i monumenti per allontanare uccelli infestanti come i piccioni, i gabbiani da scare. Esattamente, poi a cosa serve il falco addestrato? Allora, il falco addestrato in riferimento sempre al controllo degli infestanti. Allora, praticamente il falco cosa fa? Fa capire che quella è la sua zona di caccia, alla colonia di piccioni o di gabbiani. La colonia di uccelli a questo punto capisce che lì è un territorio di caccia del rapace e si allontana, quindi è un metodo naturale che viene utilizzato per allontanare questi animali infestanti anziché magari avvelenarli o fare qualche altra cosa, ed è un processo che non è che in un solo giorno riesci a fare, quindi va dai 6 mesi ad un anno, quindi deve un attimo il falco deve far capire che lì ci sta lui e la colonia di piccioni si sposta. Allora, per addestrare un falco più che altro ci vuole molta pazienza, devi avere amore per questi animali e si deve creare un buon feeling tra falco e falconiere, perché non esiste costruzione ma trattamento su questi animali, sono animali che vanno trattati con un rapporto di fiducia. Questo rapporto deve prendere né da parte del falco né dall'altra parte del falconiere, perché quello a pagarne le spese è sempre il falconiere, il falco va via. Quindi tutti quelli che pensano che magari il cappuccio da bandito al falco o i geli sono una costruzione del falco, non è assolutamente così. Il cappuccio serve proprio per non far avere stress da spavento oppure far avere traumi fisici all'animale, perché il falco è un animale molto nervoso, quindi può dibattersi e non sta tranquillo, quindi gli fai avere uno stress psicologico, mettendo il cappuccio lui sta tranquillissimo e quindi è un bene psicologico per l'animale, non è un maltrattamento. Invece i geli servono proprio per assicurare il falco al guanto del falconiere. Lui se adesso non vorrebbe stare con me, lui inizierebbe a dibattersi e a scappare.
lui non c'ha, è una poiana, non c'ha il cappuccio perché gli Edis, le poiane di Edis, sono animali sudamericani, sono molto sociali, quindi riescono a stare pure senza cappuccio in mezzo alle persone, come pure il gufo. Invece con l'aquila e il falco ho messo il cappuccio proprio per evitare che si stressa gli animali. Quanti siete voi? Allora, noi siamo un gruppo di 6 persone e ognuno di noi, diciamo, ha un compito specifico. Io con le ragazze mi occupo degli spettacoli, poi c'è qualche collega nostro che fa, si occupa di la mostra della parte e poi ovviamente facciamo pure i tacci sempre tutti quanti. Va bene, grazie per quanto di dirlo. Noi salutiamo anche la Sergio, non credo che in realtà è la Grilla.